Documentazione stenografica e trasmissione attraverso la web TV della Camera dei Deputati. Ricordo altresì che è consentita la partecipazione da remoto, colleghe e colleghi, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento. L'ordine del giorno reca, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle tematiche relative alla proiezione dell'Italia e dei paesi europei nell'Indo-Pacifico, l'audizione del sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, Giorgio Silli. Anche a nome dei componenti del Comitato ringrazio per la disponibilità a prendere parte ai nostri lavori il sottosegretario, che il nostro Comitato ha già avuto modo di audire il 25 gennaio scorso e che è incaricato, tra le altre cose, di gestire le relazioni con i paesi dell'Oceania e del Pacifico. Considerati i tempi stretti dell'audizione, do subito la parola al sottosegretario Silli perché possa svolgere il proprio intervento. Grazie Presidente. Dunque, stretti quanto? Così mi taro anche sulla... Dipende dalle votazioni di aula. Va bene, allora dunque, mezz'ora, 40. Noi seguiamo, leggerò l'intervento e poi eventualmente facciamo un po' delle digressioni o delle riflessioni aggiuntive. Ha detto lei, Presidente, che tra le mie deleghe diciamo politiche bilaterali c'è tutto il Pacifico e l'Oceania. Dunque, onorevoli deputati, desidero ringraziare il Presidente Formentini per l'invito e torno a congratularmi per il lavoro che continua a svolgere con il Comitato Permanente per la Politica sull'Indo-Pacifico, regione sempre più rilevante anche per il nostro Paese dal punto di vista geostrategico e economico. La macroregione ospita infatti oltre il 60% della popolazione mondiale, contribuisce per quasi 2/3 alla crescita economica globale. È quindi fondamentale che l'Italia vi eserciti un ruolo da protagonista in linea con la strategia dell'Unione Europea per l'Indo-Pacifico del 2021, di cui siamo tra i principali ideatori, e continui a rafforzare la propria presenza nell'area. La promozione di un Indo-Pacifico aperto, libero, stabile e sicuro è oggi una priorità nostra, dell'Unione Europea e dei partner like-minded, anche al fine di preservare le catene di approvvigionamento globali. La regione è inoltre ricca di idrocarburi, di minerali critici, terre rare e molte altre risorse naturali. Le nostre aziende sono sempre più interessate a investire in un'area che riveste importanza strategica anche per i settori ad alta tecnologia e innovazione, imprescindibili nell'era digitale. La produzione di semiconduttori vede protagonisti la Corea del Sud e Taiwan per chip più avanzati. Due aziende cinesi detengono il 50% del mercato mondiale delle batterie elettriche. La Cina è leader globale anche nella produzione di pannelli fotovoltaici e turbine eoliche. Siamo dunque consapevoli delle potenziali conseguenze su larga scala che deriverebbero da una crisi nell'Indo-Pacifico e siamo preoccupati dalla crescente assertività della Cina nell'area. Tuttavia, mantenere un dialogo costruttivo con Pechino ad alto livello è necessario e funzionale al perseguimento di una stabilizzazione strategica. La missione in Cina del Presidente del Consiglio nel luglio scorso ha suggellato il processo di ridefinizione dei rapporti con Pechino nel quadro del partenariato strategico globale già avviato nel 2004. Il nostro approccio è caratterizzato da una visione inclusiva che poggia sul rafforzamento dei rapporti con partner regionali cruciali come il Giappone, con il quale è stato adottato a margine del summit G7 di Borgo Egnazia un piano di azione triennale per l'attuazione del partenariato strategico. L'India, con cui l'Italia intrattiene un partenariato strategico da marzo del 2023, e il cui primo ministro Narendra Modi ha partecipato alla sessione Outreach a Borgo Egnazia, rafforzando ulteriormente il nostro ruolo di ponte tra il G7 e il G20. La Corea del Sud, partner strategico con cui ricorre quest'anno il 140° anniversario dello stabilimento delle relazioni diplomatiche, inaugurato con la visita di Stato del Presidente Mattarella lo scorso novembre, nonché con le organizzazioni regionali. Tali collaborazioni sono preziose per la promozione di pace, stabilità, integrazione e per una crescita economica sostenibile e inclusiva. La nostra azione è sintetizzata nel documento nazionale attuativo della strategia UE, pubblicato nel 2022 e in fase di aggiornamento. Su tale base continuiamo anche a intensificare i rapporti con gli organismi regionali di cui siamo partner, ASEAN, IORA e PIF,
varando iniziative in maniera in materia economica, marittima, securitaria, culturale e ambientale e favorendo sinergie con il Global Gateway dell'Unione Europea. In tali ambiti l'azione dell'Italia si esplica tramite iniziative di capacity building rivolte a tutti i membri delle diverse organizzazioni regionali e tramite programmi di cooperazione allo sviluppo, con lo scopo di colmare il divario con i paesi più deboli o per fronteggiare disastri e calamità naturali. Sosteniamo tali paesi anche attraverso iniziative di formazione finanziate dalla Farnesina e realizzate attraverso il coinvolgimento di altre amministrazioni e della società civile. Tale esercizio corale mira ad accrescere a tutto tondo le competenze di tali paesi, dalla sicurezza all'ambiente, dalla tutela del patrimonio culturale allo sviluppo sostenibile, dalla promozione della legalità alla collaborazione nello spazio. Non posso esimermi dal citare anche l'avvenuto incremento della nostra presenza navale e il dispiegamento di velivoli dell'aeronautica militare nel quadro dell'iniziativa Indo-Pacific Jump. Dalla campagna del pattugliatore d'altura italiano Morosini nella regione lo scorso anno alle campagne in corso del gruppo portaerei Cavour e Alpino, del pattugliatore d'altura Montecuccoli e della nave scuola Vespucci. Le nostre forze navali e aeree in luglio hanno partecipato per la prima volta all'esercitazione multilaterale Pitch Black, con 20 paesi coinvolti nel Pacifico a nord dell'Australia. In tale quadro di crescente impegno del nostro paese nella regione si è inserita la mia missione in Nuova Zelanda dal 22 al 26 luglio 2024, volta a rilanciare i rapporti politici con questo paese like-minded, dopo un'assenza di esponenti del governo italiano che durava dal 2009. Ci tengo a sottolineare che è stata una missione esplicitamente per la Nuova Zelanda e non inserita ad una missione in altri paesi e per collocamento geografico siamo andati in Nuova Zelanda. Siamo partiti appositamente per andare in Nuova Zelanda perché il governo era assente da 15 anni. Wellington si colloca infatti tra i principali difensori dello Stato di diritto, delle libertà di navigazione, del libero commercio e dello sviluppo infrastrutturale sostenibile. Inoltre detiene una posizione equilibrata di ricerca del dialogo come alternativa al confronto crescente nella competizione strategica tra Cina e USA nell'area. Il rafforzamento della collaborazione bilaterale a livello politico è anche prodromico alla migliore penetrazione economica delle nostre imprese, che trovano nella Nuova Zelanda una delle economie più aperte al mondo. Nel 2023 le esportazioni totali con il resto del mondo sono ammontate a circa 36 miliardi di euro e le importazioni a circa 44 miliardi. La mia missione si è svolta pochi giorni dopo la visita a Roma del ministro del commercio estero neozelandese Todd McLay, che ho incontrato peraltro alla Farnesina, e si è successivamente recato a Reggio Calabria e a Villa San Giovanni per partecipare alla ministeriale G7 del commercio. La Nuova Zelanda vi è stata invitata per l'affinità valoriale rispetto al sistema commerciale multilaterale, con l'Organizzazione Mondiale del Commercio al centro, per la resilienza delle catene di approvvigionamento, comprese le sfide legate alla crisi nel Mar Rosso, la sicurezza economica e la coercizione economica. Con l'invito alla ministeriale commercio del G7 si intendeva anche manifestare apprezzamento a Wellington per l'entrata in vigore il 1 maggio scorso dell'accordo di libero scambio con l'Unione Europea, il primo tra quelli di nuova generazione. Pertanto con un'attenzione prioritaria allo sviluppo sostenibile e al contrasto ai cambiamenti climatici. Esso comporta la completa rimozione dei dazi sulle esportazioni dai paesi UE, l'accesso limitato ai prodotti neozelandesi più sensibili per l'Unione Europea, manzo e latticini, la parità di trattamento nel settore dei servizi, la protezione delle indicazioni geografiche, inclusi i nostri Prosecco, Asiago, Gorgonzola, Parmigiano Reggiano, eccetera, con possibilità di aggiungerne di nuove. L'accordo costituisce un forte segnale dell'impegno comune a favore di un sistema commerciale basato sulle regole e testimonia l'ambizione dell'Unione Europea di approfondire le relazioni con l'Indo-Pacifico e con la Nuova Zelanda in particolare.
La mia visita a Wellington si è dunque inserita in tale contesto ed è stata vivamente apprezzata dai nostri interlocutori, coi quali ho discusso di nuove prospettive di collaborazione bilaterale in campo economico, infrastrutturale, commerciale e scientifico. Essa è infatti avvenuta a 9 mesi di distanza dall'insediamento del governo conservatore guidato da Christopher Luxon, impegnato a colmare il diffuso deficit infrastrutturale del Paese attraverso progetti di investimenti di grande rilevanza per le nostre aziende. In Nuova Zelanda ho avuto proficui incontri istituzionali. Al Ministro dell'Energia e dei Trasporti Simeon Brown ho illustrato come l'Italia stia operando, oltre che sulle fonti di energia, sul versante della riduzione dei consumi, favorendo l'efficientamento energetico nel settore pubblico e privato, strategia che Nuova Zelanda deve ancora essere avviata. Ho quindi rappresentato l'interesse delle nostre imprese di settore a cogliere le opportunità che il mercato neozelandese offre, assicurando disponibilità a effettuare visite tecniche. In ambito infrastrutturale ho ricordato che Mermec si è recentemente aggiudicata un appalto per veicoli di monitoraggio nel quadro dell'impegno del governo neozelandese per l'ammodernamento della rete ferroviaria. Ho inoltre attirato l'attenzione del mio interlocutore sulle capacità delle nostre eccellenze di settore per rendere più efficienti i collegamenti via mare tra le due isole principali della Nuova Zelanda tramite la fornitura di battelli in grado di trasportare veicoli ferroviari e il potenziamento delle strutture portuali di Wellington e Picton. Con il Ministro dell'Ambiente, Simon Watts, abbiamo approfondito le comuni sfide e le rispettive strategie nel contrasto ai cambiamenti climatici, oltre che le possibili collaborazioni scientifiche, tecnologiche e commerciali nella transizione verso energie rinnovabili. Nel corso della mia visita, ampio spazio è stato dedicato all'intensificazione della collaborazione economica e commerciale, già molto proficua. Sono presenti oltre 70 imprese italiane operanti principalmente nei settori dell'automazione meccanica, dell'abbigliamento e delle costruzioni, ed impiegano oltre 1.000 addetti con un fatturato complessivo di circa 670 milioni di euro. L'interscambio tra i due paesi nel 2023 è ammontato a 860 milioni, con un saldo positivo per l'Italia per 488 milioni di euro. Siamo il terzo fornitore UE dopo Germania e Francia. Come ho avuto modo di constatare, esistono ampi margini di rafforzamento della nostra presenza economica nel Paese. In materia di industria difesa, settore nel quale gli investimenti nell'Indo-Pacifico continueranno a crescere in maniera significativa nei prossimi anni, ho auspicato che le aziende italiane possano trovare ulteriori margini di crescita in Nuova Zelanda, facendo leva sulla loro riconosciuta eccellenza nelle tecnologie più avanzate. Nel corso della visita ho anche richiamato la tradizionale importazione della lana neozelandese di alta qualità per la produzione tessile italiana e l'ampio utilizzo di macchinari agricoli e tessili di produzione italiana in Nuova Zelanda, visitando diversi stabilimenti produttivi. Ho parimenti auspicato che la collaborazione ultradecennale per la produzione di kiwi in Italia, commercializzati dall'azienda statale Zespri, e questo sembra, come dire, che il kiwi nell'immaginario nostro collettivo sia una piccola nicchia, in realtà in tutta l'area dell'Agro Pontino una larghissima parte è coltivata a kiwi e il mercato mondiale è per la stragrande maggioranza in mano a una multinazionale neozelandese, quindi commercializzati dall'azienda statale Zespri e esportati in tutto il mondo, non venga inficiata da strategie aziendali verso paesi con costi del lavoro più bassi, ma che potrebbero non offrire garanzie di salubrità e qualità analoghe all'Italia. A tal proposito ho chiesto e mi accingo a ricevere nelle prossime settimane il responsabile di Zespri per l'Europa e tutto l'emisfero settentrionale. Nel corso della missione sono stati centrali anche i temi che riguardano la crescente collettività italiana residente, 7.000 persone interessate dall'accordo di sicurezza sociale, accordo di vacanza lavoro e all'insegnamento della lingua italiana. Nell'incontro con lo speaker del Parlamento, già due volte ministro degli esteri, Gerry Brownlee, che peraltro avevo incontrato precedentemente durante il Pacific Island Forum alle Cook, ho ribadito il rinnovato interesse dell'Italia nei confronti dell'Indo-Pacifico, sia per affrontare le grandi sfide strategiche che per promuovere lo sviluppo sostenibile dei piccoli stati insulari del Pacifico, i quali presentano una fortissima vulnerabilità ai cambiamenti climatici e problematiche di sviluppo.
Ho quindi auspicato la realizzazione di iniziative congiunte in loro favore e il proseguimento della solida collaborazione sia logistica che scientifica in Antartide. L'Italia si appresta infatti ad ospitare la 47esima riunione consultiva del Trattato Antartico che si terrà a Milano dal 23 giugno al 3 luglio 2025. Si tratterà di un'occasione importante per ribadire l'impegno dell'Italia nella governance comune dell'Antartide e nella ricerca scientifica finalizzata alla protezione degli ecosistemi e alla biodiversità del continente. L'onorevole Brownlee mi ha manifestato apprezzamento per l'autorevolezza e la credibilità che contraddistinguono l'azione del nostro Paese, con l'auspicio che la presenza italiana già significativa possa trovare ulteriori spazi in Nuova Zelanda e nella regione. Mi ha infine rappresentato il vivo interesse all'organizzazione di scambi di visite parlamentari già nel breve periodo. Ora non è proprio dietro l'angolo la Nuova Zelanda, però è un paese veramente amico, realmente like-minded e per certi versi ancora pressoché vergine, e quindi sarebbe davvero interessante approfondire alcuni argomenti. Nel corso di tutti gli incontri istituzionali ampio spazio è stato dedicato anche ai principali dossier internazionali, tra questi la transizione energetica, la lotta al cambiamento climatico, i delicati equilibri geostrategici dell'Indo-Pacifico, direi delicatissimi, l'impegno comune a sostegno dell'Ucraina, la crisi in Medio Oriente, la tutela dell'ordine internazionale basato sulle regole, la difesa dei valori di libertà e democrazia. Con i miei interlocutori abbiamo condiviso l'importanza di preservare adeguati spazi di dialogo con Pechino, oltre alla comune preoccupazione per la crescente assertività cinese e la nostra contrarietà ad eventuali modifiche unilaterali dello status quo, in particolare nel Mar Cinese Meridionale e nello Stretto di Taiwan. Per quanto concerne l'Indo-Pacifico, in particolare ho ricordato l'attenzione riservata dalla presidenza italiana del G7 al dialogo con i paesi della macroregione. Al tema è stata dedicata una sessione ad hoc della riunione dei ministri degli esteri del G7 di Capri e nel corso delle riunioni ministeriali tecniche vari paesi della regione sono stati invitati alle sezioni cosiddette di outreach. In conclusione, tutti gli interlocutori hanno manifestato apprezzamento per la volontà italiana di essere, insieme con altri stati, sempre più presenti e attivi nell'Indo-Pacifico, ricordando peraltro l'interesse della Nuova Zelanda ad una maggiore interazione con la NATO. Nuova Zelanda non è membro effettivo, attraverso il rafforzamento della cooperazione con i partner dell'Indo-Pacifico, Australia, Nuova Zelanda, Giappone e Corea del Sud, data l'interconnessione tra la sicurezza euroatlantica e quella della regione Indo-Pacifica. In tale contesto ricordo che il primo ministro Laxon ha partecipato al vertice NATO di Washington dal 9 all'11 luglio scorsi, dove ha incontrato brevemente anche l'onorevole presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Al vertice è stato deciso l'approfondimento della cooperazione tra la NATO e i partner regionali per il contrasto alle sfide globali e in particolare in materia di cybersicurezza, nuove tecnologie e contrasto alla disinformazione. Dunque tutto questo per informare la Commissione di quanto noi abbiamo fatto con la Nuova Zelanda e di quanto emerso dalla mia ultima missione, che come dire non è fine a se stessa, fa parte di un disegno molto chiaro nell'area che ha visto una missione al Pacific Island Forum che si è svolto alle isole Cook, dove ho incontrato i capi di Stato e di governo dei piccoli paesi insulari della zona del Pacifico, e a una missione lunga, bella, densa e permettetevi di dire anche un po' pesante, perché è comunque una missione di 8 giorni che io ho fatto a novembre scorso in Australia, dopo che il governo italiano, per questioni legate a questioni commerciali, non viaggiava da credo almeno 4 o 5 anni. Quindi fa tutto parte di una regia di ricucitura dei rapporti per rendere l'Italia, per fare in modo che l'Italia venga veramente percepita come un paese vicino, non solo da un punto di vista culturale, ma anche per le sfide che ci attendono nei prossimi anni. L'area è delicatissima, ai nostri amici e alleati interessa molto, chiaramente sia da un punto di vista di difesa che da un punto di vista commerciale,
e per questo ringrazio ancora una volta il caro Presidente che, bene o male, tiene moltissimo a questa area e tiene moltissimo a disegnare insieme al Governo quella che sarà la politica che l'Italia intende portare avanti per l'enorme macro area dell'Indo-Pacifico per i prossimi anni. Grazie. Grazie davvero. Ci sono domande, care? Prego. Grazie Presidente. Prima di tutto vorrei dare i complimenti al sottosegretario per la visita in Nuova Zelanda, anche perché, come giustamente ha sottolineato il sottosegretario, è da molto tempo che non c'è stata una visita politica da parte della nostra Repubblica in quell'area. Naturalmente, non soltanto dal punto di vista economico, l'area è diventata veramente molto, intensa dal punto di vista della geopolitica per quanto riguarda naturalmente le dichiarazioni o le non dichiarazioni, ma le affermazioni che sta facendo anche la Cina in quell'area, soprattutto per quanto riguarda poi i rapporti con il Taiwan. Voi sapete benissimo, visto che mi trovo nella NATO, posso rapportare velocemente, voi sapete benissimo che c'è tutta un'azione di resilienza o di deterrenza da parte di tutti gli stati che si trovano nell'Indo-Pacifico. Giustamente ha detto il segretario che non l'Australia o la Nuova Zelanda non fanno parte della NATO come membri, ma effettivamente sono partners della NATO, cioè con la Corea del Sud, il Giappone, l'Australia e la Nuova Zelanda sono partners, e poi è subentrata anche per il Quad è subentrata anche l'India all'interno di questo accordo. Io credo che questa visita sia stata importantissima, anche la visita che si è effettuata in Australia, anche perché ho avuto modo di vedere in azione il sottosegretario e tutta la nostra, forza diplomatica. Per quanto riguarda poi, soprattutto a seguito di alcune azioni commerciali, non ci sono state altre visite. Noi nel settore della difesa soprattutto dovremmo spingere non soltanto in Nuova Zelanda ma anche in Australia. Infatti il pitch black è stato importantissimo, l'ok del governo è stato molto importante, la nostra delegazione, il nostro contingente era il più numeroso dopo quello australiano. Noi avevamo quasi 1000 persone nel partecipare al pitch black, e poi naturalmente la nostra marina è andata anche su nel Giappone, dove hanno fatto un'altra serie di esercitazioni. Tutto questo all'interno di un contesto di deterrenza che naturalmente vuole tenere in qualche maniera a bada dal punto di vista geopolitico la Cina. Noi sappiamo, e l'ha detto giustamente il sottosegretario, noi sappiamo che la Cina sta facendo delle avance molto importanti, nell'eventualità dovesse fare un'azione verso il Taiwan, naturalmente con l'importanza economica del mar della Cina e soprattutto con le dichiarazioni le dichiarazioni che la Cina sta facendo per quanto riguarda le dispute marittime con alcune nazioni come le Filippine o il Vietnam, diventa di estrema importanza. Io volevo chiedere, dato questo quadro, volevo chiedere anche al sottosegretario, visto che ci sono queste grandissime criticità per quanto riguarda l'Indo-Pacifico, soprattutto per quanto riguarda, come ho detto prima, le relazioni con gli Stati Uniti, con la NATO, ma soprattutto per quanto riguarda il cambiamento climatico. Io l'ultima visita ho sentito che a seguito del disgelo dei ghiacci nel circolo polare si sta effettivamente aprendo un nuovo varco per quanto riguarda la circolazione delle merci marittime. Questo taglierebbe naturalmente a tutte le merci cinesi circa 10 ore sulle 32 ore di tragitto che dovrebbero fare i mercantili. Questo come ci posizioniamo noi?
Perché dovremmo assolutamente continuare questo rapporto con l'Australia, la Nuova Zelanda, il Giappone e così via, ma per quanto riguarda questo tipo di trasporto, che naturalmente lei sa benissimo, sottosegretario, che moltissime aziende logistiche sono italiane che fanno questo tipo di trasporto, anche tenendo in considerazione il grande commercio che c'è con l'Australia, la Nuova Zelanda, il Giappone e così via, non soltanto il settore alimentare, ma soprattutto per quanto riguarda i macchinari medicali, e tenendo in considerazione anche lo sviluppo o la crescita del settore della difesa, come ci posizioniamo noi in questo contesto? Come ci dovremmo muovere? Cosa il governo che potrebbe o sta preparando strategicamente per affrontare questo nuovo, non problema, non dilemma, ma questa nuova sfida? Grazie. Grazie mille. Ci sono altri interventi, domande? Allora chiedo io qualcosa al sottosegretario. Allora, intanto lo ringrazio anche per le parole d'apprezzamento per il lavoro del Comitato e per l'impegno che sta profondendo proprio nel tenerci informati e anche nell'area. Noi però, oltre ai lavori del Comitato, avevamo anche votato una risoluzione specifica proprio sul tema dei rapporti con l'Indo-Pacifico e in particolare sulla nomina di un inviato speciale per IMEC, il corridoio che un giorno, presto speriamo, unirà l'India e l'Italia, passando per Emirati, e quando sarà finito il conflitto ovviamente anche Giordania e Israele. Ecco, con questo specifico appello volevo rivolgermi a lei, sottosegretario, di prendere a cuore questa nostra risoluzione, che peraltro era stata votata all'unanimità, perché a mio avviso è questione di interesse nazionale e altri paesi si sono già mossi, già nominando anche inviati speciali. Questo potrebbe essere un segno importante d'attenzione a quest'area della quale stiamo parlando, del nostro Paese, del nostro Governo. Ci ha raccontato nel dettaglio dei rapporti di nuovo intensi con la Nuova Zelanda. Tutti noi la conosciamo per i kiwi, ma sappiamo che ben altre sono le prospettive di sviluppo delle relazioni bilaterali, accennato al campo della difesa, che è senz'altro essenziale in questo momento storico. Ecco, come potremmo promuovere ancora di più, a suo avviso, dopo queste missioni alle isole Cook, in Nuova Zelanda, in Australia, l'Italia nell'Indo-Pacifico, l'interesse nazionale italiano nell'Indo-Pacifico? In particolare, ancora una volta, penso anche a nome di tutti i colleghi, so benissimo che è un tema di risorse, però anche qui ci eravamo spesi con un lavoro parlamentare in questa commissione, serve rafforzare assolutamente il personale diplomatico delle nostre ambasciate nell'area. Grazie. Dunque, riguardo ai primi due argomenti, quindi eventuali nuovi corridoi per il passaggio delle merci, flussi di merci, disgelo eccetera, ci stiamo lavorando, nel senso che stiamo facendo un po' i conti con quello che sta avvenendo, di comune accordo anche con paesi amici eccetera. Poi se vogliamo approfondire, Presidente, un qualcosa al riguardo, possiamo vedere di costruire una sorta di audizione anche dopo aver fatto dei passaggi con i ministeri competenti, con il commercio e l'industria. Per quanto concerne la nomina dell'inviato speciale, lo stesso dicasi, cioè stiamo lavorando al Ministero e abbiamo recepito l'unanimità di questa richiesta da parte della Commissione. E poi la sua domanda riguardo a che cosa può fare l'Italia. L'Italia ha, come dico sempre io, no, per chi crede, noi abbiamo un dono di Dio, un dono del cielo, no? Che ci ha donato più talenti di quanti ne abbia donati ad altri. Per chi non crede, è un dono di natura o della storia. Cioè, l'Italia è l'Italia. Piaccia o non piaccia, noi non dobbiamo faticare per farsi conoscere o per legittimare una nostra presenza in altri paesi. Io, dovunque io vada e dovunque vadano i miei colleghi, quando arriva l'Italia sono tappeti rossi, perché comunque noi siamo
credo considerato da qualsiasi popolo del mondo, il popolo italiano è considerato un popolo amico. Poi ci sono momenti in cui tra governi ci sono delle tensioni fisiologiche che hanno a che fare con gli equilibri geopolitici, eccetera. Ma l'Italia è sempre accolta a braccia aperte. Quindi, Presidente, si tratta solamente di esserci e di non fare quello che abbiamo fatto in America Latina, per esempio, in alcuni paesi dell'America Latina, dove abbiamo dato per scontato per decenni il nostro rapporto. Dice no, ma tanto ci vogliono bene. Sì, ci vogliono bene, ma è un po' come quando si dà per scontato un rapporto di amicizia, un rapporto col proprio partner. Cioè arriva un giorno in cui l'amico o il partner lo trovi a telefono con qualcun altro, e questo è quello che è successo in America Latina. C'è la Corea, ci sono i cinesi un po' ovunque, eccetera. Quindi noi dobbiamo essere presenti, anche se i paesi sono lontani. Io veramente sollecito un incontro tra i gruppi di amicizia parlamentare, perché sono veramente dei simboli di amicizia e soprattutto di volontà di costruire qualcosa, a maggior ragione perché sono paesi molto lontani, perché un conto è andare in Francia, in Spagna, in Germania, è un conto è andare dall'altra parte del mondo, dove però sostanzialmente veramente ci sono popoli ben più che like-minded, cioè non sembra veramente di essere nel nostro backyard o comunque sia nel nostro vicinato. Quindi sicuramente esserci da un punto di vista politico, da un punto di vista industriale, da un punto di vista ovviamente economico, di commercio, eccetera, perché sono sponde, sono intanto partner che possono essere complementari per il bene di entrambi i paesi, ma soprattutto sono sponde importantissime per le nostre politiche in quell'area. Non si può pensare a delle politiche nell'Indo-Pacifico o a rapporti con la Cina in certe chiavi in quell'area senza avere l'amicizia e la sponda dell'Australia piuttosto che della Nuova Zelanda. Quindi, Presidente, io la esorto davvero a approfondire questo invito dello speaker, neozelandese e lo speaker australiano, che addirittura organizzò una cena in onore della visita del governo italiano con tutti i parlamentari australiani di origine italiana, e fu un qualcosa. Io rientrai e raccontai al nostro Presidente della Camera quanto avvenuto, pregandolo di mandare due righe di ringraziamento. Quindi io credo che gli ingredienti sul tavolo ci siano tutti per cucinare un qualcosa di veramente appetibile, sta a noi muoversi per non lasciargli ingredienti, diciamo, da soli, ma per lavorargli insieme. Grazie davvero, non vedo altre richieste di intervento, quindi dichiaro chiusa l'audizione.